La cultura del non rispetto è stato il tema affrontato durante l'incontro di lunedì mattina nell'Aula Magna dell'Istituto Frisi, promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Melegnano, con protagonisti gli alunni delle classi terze, che hanno assistito e partecipato attivamente al dibattito, che ha visto relatori il coordinatore della Consulta della Cultura, Fabrizio Villanacci, il comandante della stazione dei carabinieri di Melegnano, maresciallo maggiore Domenico Faugiana e la dottoressa Giordana Mercuriale dirigente dell'Istituto Frisi dalla violenza sulle donne al bullismo o più semplicemente ad atti intimidatori e di prevaricazione. Questi i temi principali affrontati nell'incontro, supportati anche da materiale video che ha sensibilizzato i ragazzi che poi si sono attivati nel dibattito interagendo con domande e curiosità ai relatori. Siamo con alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a questo incontro rispetto a me Molti di loro hanno fatto domande, hanno interagito con gli interlocutori, chiediamo insomma cosa ne pensate di questo incontro. Allora questo incontro secondo me è servito tanto perché comunque ci ha fatto riflettere su, su quello che è la parità eh, tra uomo e donna che però non deve sempre servire a... Come dire, far sembrare superiore eh, o l'uomo o la donna, ma semplicemente a far capire che si hanno potenzialità diverse ma comunque eh, che possono servire al, alla società. Si è parlato di parità di uomo e donna, ma anche di bullismo. Sì, per me il bullismo è una cosa brutta e grazie a oggi molti di noi che comunque erano timidi sono riusciti a dire quello che pensavano e tutti i pensieri sono serviti a tutti. Merna invece ha chiesto se tutte le donne hanno uguali diritti. Uh, no, non in tutto il mondo perché... Nel 2015 una donna egiziana si è finta un uomo per aiutare la sua figlia perché nel 2015 non tutte le donne potevano ancora, ancora lavorare. Di questa, di questa presentazione mi sono piaciuti i video che sono stati molto significativi, soprattutto il discorso del padre di Carolina Picchio che ha parlato del video che hanno fatto questi ragazzi di lei che era fuori di testa perché era stata drogata, eh, mi è piaciuto questo, anche gli altri due video eh, di, mh, di questa ragazza che dice che si è messa con un ragazzo bello per lei, ma alla fine viene uccisa e maltrattata. Con, siamo con Fabrizio Villanaci, coordinatore consulta della cultura, nonché organizzatore di questo incontro rispetto a me. Un incontro che è stato molto partecipato dai ragazzi. Sì, devo dire che la risposta dei ragazzi è stata molto, molto importante e corale. Ho visto che sono stati tanti gli interventi anche perché la preside aveva, come dire, aveva già anticipato il nostro incontro, quindi hanno fatto anche dei lavori in classe che hanno portato qui poi. Oltre alla violenza sulle donne, al bullismo, insomma tanti temi che si sono affrontati in un ambiente quello della scuola che è molto fertile. Infatti cultura e istituzioni contro la violenza di genere era il sottotitolo del rispetta me, che insisto nel dire che rispetta non solo rispetto la propria individualità, il me era anche rivolto alla città di Melegnano, quindi per estendere il discorso non solo alle persone ma anche alla città stessa in quanto, quanto cose, i superlettili, gli arredi per esempio. Tu sei anche istruttore, ricordiamo, di difesa personale, ecco come si inserisce questo, questa attività in un... In un contesto molto particolare. Eh, il contesto è molto particolare perché trattandosi anche di minori di 14 anni la difesa d'aggressione in senso lato è anche un po' difficile da poter, da poter insegnare anche per tutte le implicazioni dal punto di vista legale che ci sono, ma a, me interessava soprattutto, a noi interessava soprattutto l'approccio che avessero i ragazzi nel raffrontarsi e nel rapportarsi con gli altri con noi la dottoressa Giordana Mercuriale, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Frisi. Nel suo intervento ha parlato di coscienza di chi siamo prima di tutto. Sì, esatto, penso che il lavoro da fare con i ragazzi sia sì, un lavoro educativo, prettamente educativo, che si porta avanti lungo tutto il periodo della scuola e, ed è rivolto all'acquisizione delle competenze di vita, le life skills. Questo è il lavoro che cerchiamo di fare, la capacità di eh, conoscere se stessi, di prendere coscienza delle nostre potenzialità, dei nostri, di ciò che ci piace, di ciò che invece eh, non desideriamo. E la capacità poi anche di fare delle scelte di vita, questo è il, il lavoro principale. Concretamente la scuola cosa può fare, cosa fa in realtà? Sì, a parte questo percorso educativo, che è il nostro compito primario, ci sono anche delle azioni di supporto che possiamo fare nei confronti dei ragazzi. Eh, abbiamo uno sportello d'ascolto, ehm, un servizio di consulenza psicologica per i docenti, per i, per i genitori, e questo può servire per affrontare concretamente situazioni che si. Che si presentano ecco